Buonasera a tutti i web spettatori e benvenuti a questa nuova puntata di Open Market. Un saluto da Alfredo Pauciulo e cominciamo questa nuova puntata da subito vedendo come si sono comportati i mercati nelle ultime 2 settimane. Ci eravamo lasciati che, con i mercati che erano su livelli in salita, su livelli però dove potevano tornare indietro, in realtà non hanno avuto un ritracciamento, ma hanno fatto un. Almeno soprattutto i mercati azionari, in particolare quelli americani che hanno stabilito nuovi record storici, hanno fatto registrato un continuo rialzi senza alcuna sosta di un certo significato. E ciò sta avvenendo contrariamente a quando avveniva di solito in passato, con un euro sostanzialmente stabile nei confronti del dollaro e anzi oggi andando anche nel lieve ribasso rispetto al dollaro. Ciò ci segnala quindi questo aspetto, questa mancanza di correlazione rispetto agli anni passati, ci segnala qualcosa a mio avviso di molto importante, e cioè che molti capitali si stanno trasferendo verso il dollaro. Hai sulle attività rischiuse in dollari, quindi c'è uno spostamento dei capitali sull'azionario americano e ciò fa sì che il dollaro si mantenga forte nonostante ci sia ancora voglia di rischio, voglia di acquistare beni finanziari a rischio. Ciò è dovuto sicuramente al fatto che ormai i tassi a livello occidentale sono compressi vicini allo zero, se non a zero. Tant'è che anche la Banca Centrale Europea ha finalmente ulteriormente abbassato i tassi dell'euro, portando il tasso di rifinanziamento principale nella scorsa settimana dallo 0,75 allo 0,5%. Tutto questo ha fatto sì che abbia continuato ha fatto sì che anche in Europa si siano schiacciati i rendimenti anche dei paesi percepiti in difficoltà come l'Italia e la Spagna, tanto da farci vedere sullo spread del BTP italiano rispetto al Bund un livello che non vedevamo da un bel po' di tempo, sta toccando anche i 250 punti base. Bene, lo scenario sembrerebbe essere rose e fiori, se non fosse che tutto questo movimento rialzista sulle azioni e questo ribasso sui tassi non sia altro che dovuto a due aspetti. Da una parte alla caccia di rendimenti a cui vanno incontro i capitali che fuggono da altre attività più rischiose e soprattutto dall'economia reale, e da un'altra parte, e quindi anche dai paesi meno sicuri, e dall'altra parte quindi in cerca di rendimenti, e quindi si rivolgono innanzitutto, come è stato nei mesi scorsi, al reddito fisso, ma ora che i rendimenti sono ancora più schiacciati, prossimi allo zero, sul reddito fisso, si stanno portando direttamente sull'azionario, in particolare su quello americano. Abbiamo assistito anche nella scorsa settimana ad acquisti da parte delle banche centrali, sulle azioni, in particolare statunitense, ma non solo. E questo allo stesso tempo abbiamo sempre da parte delle banche centrali si assiste ad una riduzione delle riserve detenute in euro. Questo è un chiaro segnale che ci indica che le azioni vengono acquistate soprattutto come attività di riserva più o meno sicura e comunque ritenuta più sicura in questo momento degli euro. E questo spiega in buona parte i rialzi che abbiamo avuto sull'azionario nelle scorse 2 settimane, e in particolare sull'azionario degli Stati Uniti, e allo stesso tempo la tenuta del dollaro o il lieve rialzo che si è avuto nei confronti dell'euro. A questo punto il cross euro contro dollaro staziona attorno a 1,2960. Ha avuto un massimo nelle scorse settimane verso
livello di 1,32 e da lì è tornato di nuovo indietro. Sul lungo periodo questo ci dà un'indicazione molto importante, cioè è che la tendenza di lungo periodo, fermo restando la situazione politica in Europa, è a favore del dollaro contro euro. Questo perché? Perché l'Europa viene ancora, perché è percepita, e di fatto lo è, come un insieme di nazioni, una federazione, un coacervo di governi e di nazioni che si devono mettere d'accordo di volta in volta e che non è un vero Stato federale. E ciò comporta sostanzialmente una debolezza. Ciò comporta una debolezza percepita della valuta euro. E rispetto alle incertezze che viaggiano in Occidente in questo momento, sembra ancora restare, o meglio, non sembra, ma per gli operatori resta ancora l'unico baluardo finanziario di sicurezza, il dollaro. Noi sul medio termine, anche sul dollaro e su tutta la situazione occidentale, se questo è l'andazzo e non viene corretto dai politici occidentali, ci aspettiamo, come già detto nelle scorse puntate, comunque delle difficoltà sistemiche, e ce l'aspettiamo anche negli Stati Uniti, in particolare verso il 2015, quando andranno in scadenza molti titoli del debito, sia statunitensi che anche canadesi. Ciononostante, fino a quando il sistema tiene, anche se sta entrando definitivamente, almeno per Sud Europa, in una recessione, una depressione abbastanza profonda, è chiaro che il dollaro rispetto agli altri asset resta un asset preferenziale per avere una sicurezza finanziaria. Quindi sicuramente in una situazione in cui dovesse capitare una grossa incertezza e via dicendo, è certamente da considerare l'acquisto di dollari contro euro in particolare. Questo sul medio e lungo periodo. Concentrandoci sul breve periodo, bisogna dire che oggi siamo di nuovo a ridosso per alcune attività finanziarie di livelli importanti. Per esempio, per l'indice delle azioni italiane, il FTSE MIB 40, siamo quasi sui massimi di gennaio, cioè i massimi relativi agli ultimi 2 anni, fatti registrare a poco sotto ai 18.000 punti. Oggi siamo a circa un 3% da quei livelli. E così come molte altre attività finanziarie si trovano a ridosso di quei livelli, e in presenza degli utili di alcune aziende che hanno rilasciato rispetto al primo trimestre di quest'anno in sostanziale ribasso. Quindi anche in Italia è vero che si partiva da un livello più sottovalutato di dell'azionario italiano, delle aziende italiane rispetto alle altre aziende, ma rispetto a ciò che si sta presentando sullo scenario economico, i prezzi attuali non dovrebbero salire ulteriormente, anzi dovrebbero ribassare. È chiaro che non si può avere la certezza di questo, perché non sempre i prezzi di mercato, anzi difficilmente, rispecchiano puntualmente le situazioni economiche di bilancio, dato che i mercati si muovono su aspettative sul futuro e anche su altre ragioni. Ebbene, quindi è importante monitorare il livello di oggi, vedere se supera il massimo di gennaio. A quel punto vuol dire che si è consolidato un trend a rialzo sulle azioni, che potrebbe portare anche un 10% ancora più su il valore di mercato. Allo stesso tempo, invece, un ribasso da questi livelli, anche abbastanza corposo, sarà un'ulteriore occasione di acquisto sulle azioni, che, come sempre segnaliamo, sono le azioni che meglio stanno tenendo, come ci aspettavamo già nell'anno scorso, meglio stanno tenendo rispetto a questa crisi economica, e cioè gli energetici e le aziende che producono altri beni a domanda più o meno rigido o a domanda capziosa.
Oggi stesso l'Istat è uscito con un'ulteriore statistica che per la prima volta indica con molta forza il fatto che i consumi sono scesi a livelli pre-2000, tranne nel caso del settore energetico, dei farmaceutici e di altri beni a domanda rigida, laddove è difficile risparmiare e dove particolarmente poi si è assistito, e questo in specie sul settore energetico, anche ad aumenti dei prezzi. Per cui c'è da parte di queste aziende anche una capacità di recupero sui prezzi che non hanno altre aziende in questo momento. Quindi sicuramente per chi non l'ha fatto ancora ai livelli precedenti, iniziare a pensare di mettere azioni in portafoglio, anche per il discorso che facevamo prima, comprare degli asset che per quanto dovessero svalutarsi ulteriormente, però rispetto a tutto il resto che gira intorno in questo momento nel mondo della finanza e dell'economia, possono rappresentare un baluardo di forza, un baluardo per preservare la propria ricchezza finanziaria, il proprio patrimonio. Allo stesso tempo, come già abbiamo indicato nei mesi scorsi e oggi ancora di più, assistiamo a ulteriori ribassi dei prezzi delle abitazioni e inizia a questo punto ad essere conveniente cominciare a pensare di comprare qualche piccolo immobile, come sempre diciamo, soprattutto abitazioni ad uso civile, quindi non tanto immobili commerciali, ma immobili ad uso abitativo, e in particolare immobili che non hanno grosse metrature, diciamo tra i 70 e i 100 metri quadri, che è possibile magari fittare a persone che ancora percepiscono uno stipendio abbastanza interessante, che però non riescono a mantenere una casa di proprietà. E quindi hanno bisogno magari di fittare una nuova casa. È chiaro che in questi casi ci troviamo di fronte a famiglie che, pur rinunciando a una casa di proprietà, vogliono comunque abitare in più o meno un'abitazione confortevole. Quindi è preferibile investire in appartamenti che siano all'interno di parchi recintati, magari ben tenuti, e con una metratura, come dicevamo, abbastanza contenuta tra i 70 e i 100 metri quadrati. E chiaramente è sempre preferenziale nella situazione che stiamo vivendo, in cui soprattutto in Sud Europa si avvia verso una depressione profonda, da cui non sembra esserci un'uscita perché non c'è a livello politico un indirizzo, nonostante le chiacchiere degli ultimi giorni del nostro governo, non ci sono ancora atti concreti che facciano pensare alla crescita, cioè non c'è ancora una detassazione sostanziale del sistema, non c'è ancora o investimenti che facciano ripartire l'economia. Quindi in questa chiave è preferenziale ancora mantenere molta liquidità, proprio per avere occasioni di acquisto sia sulle azioni quotate in borsa, sia sugli immobili che potrebbero ancora perdere di valore. Però ripetiamo, da questo momento in poi i prezzi iniziano a diventare interessanti. Quindi guardarsi intorno non è male, essendo consapevoli però che questi dovrebbero essere solo i primi acquisti, quindi soprattutto per chi ha chiaramente un grosso patrimonio o un medio patrimonio finanziario, può iniziare a pensare di fare qualche acquisto, preservando ancora della liquidità da poter utilizzare quando proprio saremo nel cuore della crisi. Riteniamo, vedendo un po' le statistiche che ci si presentano man mano, vedendo che oggi, ecco, per la diciannovesima volta, dopo 19 mesi consecutivi, ancora la produzione industriale va in discesa, come ci segnala l'Istat, in particolare va in discesa sui beni strumentali, segno che le aziende non acquistano impianti per fare nuove produzioni, poiché si aspetta una domanda dei consumatori in ulteriore ribasso. È chiaro che in questo quadro ci troviamo in quella che oltre questa statistica, guardando anche alle altre statistiche sulla disoccupazione e sui consumi, diciamo che incrociando tutti questi dati,
possiamo dire una, più o meno un'attendibile probabilità che ci troviamo all'inizio della bocca, in quella che chiamo la bocca della crisi. Cioè da questo momento in poi entriamo in quella che potremmo definire la vera e propria depressione. Quindi per il sud Europa in particolare, questa è a mio avviso l'ultima chiamata. In particolare per l'Italia, il governo deve assolutamente cambiare, a nostro avviso, strategia fiscale ed economica. Deve quanto più possibile detassare in particolare il lavoro, anche se andare a trattare in Europa la possibilità di rivedere, almeno momentaneamente in questa fase, i parametri che si è data l'Europa sulla fiscalità generale. E questo perché? Perché continuare con le rigore non farà altro, ed è un fatto matematico, non c'è cioè, studi economici come quello di Rogoff, che ci è stato presentato negli ultimi anni, laddove ci viene presentato un quadro in cui un abbattimento del debito pubblico poi comporta una crescita economica e viceversa. Invece un eccessivo aumento del debito pubblico non comporta una recessione, è stato sottoposto a un esame attento questo studio, per cui si è visto che alcuni dati erano falsati e quindi la tesi di Rogoff non è confortata. In tal senso è utile quindi che il governo italiano, ma anche quello spagnolo e quello francese, mettono mano alla fiscalità e abbassano la pressione fiscale, in particolare abbassano la pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese. Se il quadro non dovesse cambiare, allora tutto lo scenario resta così come abbiamo delineato nei mesi scorsi, cioè nell'attesa di ulteriori peggioramenti del quadro macroeconomico e con la discesa soprattutto delle nazioni occidentali già non proprio virtuose come il Sud Europa, e alcune altre nazioni al di fuori dell'Europa. In questo scenario ci dovremo aspettare ulteriori ribassi dei consumi, della domanda e quindi della chiusura di imprese e chiaramente della discesa globale del PIL occidentale. E in questa ottica è chiaro che mantenere liquidità e allo stesso punto investirla man mano in azioni di aziende che offrono beni a domanda rigida e investirla in immobili che possono essere facilmente locati, può dare un minimo di garanzia, un minimo di serenità rispetto alla situazione che andremo ad affrontare, alla tempesta che ci sta arrivando, insomma, sempre di più addosso. E chiaramente questo sempre nell'ottica di voler far fiducia agli stati occidentali che non rompano la cosiddetta rule of law, come viene detto in inglese, cioè non rompano le regole della legge e quindi a un certo punto tutto ciò che è certo, tutto ciò che per diritto è stato acquisito, in qualche modo, man mano che si va avanti nella crisi, ci potremo trovare con i governi che vengono meno ai loro stessi dettami e per cui ci potremmo trovare ad assistere, come è successo in passato, ma come succede anche nel presente, già sta succedendo in alcuni stati, ci potremmo trovare di fronte a situazioni in cui assisteremo a vere e proprie requisizioni di beni o comunque a tassazioni così elevate da presentare vere e proprie requisizioni di beni. E chiaramente in tal senso anche avere fatto un ottimo investimento, anche aver scelto aver fatto delle buone scelte sia come tempistica sia come beni da comprare per mettersi più o meno in sicurezza e salvaguardare il proprio patrimonio e comunque darsi la possibilità di avere un reddito nel futuro in un momento incerto come questo. È chiaro che rispetto all'incertezza della legge, se dovessero i governi venire meno alle parole date, chiaramente purtroppo anche questo non avrà grosso senso. Speriamo che i nostri governanti si ravvedano, che l'Europa, i governanti dell'Europa si ravvedano e
cerchino di costruire un'Europa politica con un bilancio comune, ma soprattutto con con gli Eurobond, con un debito unico comune che potrà far sì, cosa che potrà far sì che l'euro possa effettivamente diventare una vera e propria valuta nazionale di un grosso Stato federale e che possa veramente di nuovo essere percepito come seconda valuta di riserva mondiale e quindi essere continuata ad acquistare e così come potremo assistere di nuovo a investimenti nell'Europa, in particolare nelle zone più disagiate dell'Europa. Per quanto riguarda invece le materie prime, con uno sguardo in particolare sull'oro, a cui diamo sempre un'occhiata in particolare, l'oro ha recuperato prima recuperato nelle scorse settimane fino ad arrivare dal minimo di 1321 dollari l'oncia e arrivare fino a 1490 dollari l'oncia quasi, che era più o meno poco sotto il livello di rimbalzo che ci aspettavamo prima di riprendere la discesa. Negli ultimi 2 giorni ha ripreso a scendere, anche se in maniera contenuta, e che non è tale questa nuova discesa da farci pensare, ipotizzare subito ad una discesa ancora più forte che porti i valori dell'oro di nuovo al minimo del mese scorso a 1.321 dollari l'oncia. Diciamo che attualmente siamo al prezzo attuale, attorno ai 1.440 dollari l'oncia, siamo anche sull'oro in un livello in cui c'è una linea di c'è un rubicone, c'è una linea di demarcazione ben netta, laddove al di sopra di questo livello il trend di medio periodo iniziato col minimo a 1.321 dollari l'oncia può proseguire verso il rialzo e quindi quantomeno andare a ritoccare il massimo 1.490 dollari l'oncia della scorsa settimana, o invece, diversamente, mantenendosi sotto il livello di 1.440 dollari l'oncia, potremmo assistere in prima battuta ad una breve discesa fino a 1.400 dollari l'oncia, quindi circa il 3%, fino poi a proseguire anche attorno a 1.390 dollari l'oncia, quindi attorno al 4% sotto i livelli attuali. Rotto quel livello, allora lì andremo con molta probabilità prima a testare 1.360 dollari l'oncia, livello sotto il quale l'ultimo baluardo resterebbe come resistenza per il ribasso dei prezzi, resterebbe in 1.321 dollari l'oncia fatto toccare la scorsa settimana, lo scorso mese. Questo in qualsiasi caso come trend di medio periodo ci sta segnalando però questo andamento dell'oro il fatto che non sia più percepito come bene rifugio, ma in effetti l'oro è percepito come bene rifugio quando si ha l'impressione che ci sia un crollo sistemico imminente oppure un caos sistemico imminente. Ormai invece lo scenario che si fa sempre più presente è di una depressione costante, quindi di un cambio sistemico, benché profondo e drammatico, ma non di un crollo sistemico. E quindi in quest'ottica i grossi capitali, ma anche i piccoli capitali, sono alla ricerca non tanto e non solo della dell'assicurazione rispetto al sistema, ma soprattutto sono alla ricerca di strumenti per preservare il proprio patrimonio, ma in maniera tale da poter portare anche a casa dei rendimenti così da compensare le perdite dovute nel campo dell'economia reale dovute a questa crisi. È ovvio che se l'andazzo dovesse continuare ad essere questo a livello politico, da qui a 2 anni, verso il 2015 circa, o anche inizio 2016, potremmo assistere a un grosso caos sistemico e in quel momento l'oro potrebbe riprendere ad essere acquistato in maniera molto forte come assicurazione nei confronti dei governi del caos sistemico. È chiaro che da qui ad allora potremmo assistere a una discesa dei prezzi dell'oro, per cui va bene acquistarlo, va bene tenerlo per chi ce l'ha già acquistato a prezzi
più bassi, ma se proprio lo si deve acquistare, e conviene comunque acquistarlo nell'ottica di un caos sistemico che potrà presentarsi nei prossimi anni, se questo continua ad essere l'andazzo della politica occidentale, ma fare attenzione a comprarlo a livelli di prezzi interessanti, quindi vedere innanzitutto se inizia di nuovo a presentarsi l'occasione di ricomprarla sui minimi del mese scorso a 1.300 dollari l'uncia, livello al di sotto del quale, se dovesse scendervi, potremmo assistere anche a una discesa fino ai 1.200 dollari l'uncia. Sulle altre materie prime, soprattutto quelle alimentari, assistiamo chiaramente ad pur nella volatilità generale che sta caratterizzando tutti i mercati, chiaramente in particolare quelle delle materie prime, che in genere è sempre più volatile degli altri, assistiamo comunque sostanzialmente a una compressione dei prezzi, dovuta proprio al fatto che il ciclo economico è comunque negativo. Cioè, è vero sì che negli Stati Uniti, in Germania e in altri paesi virtuosi il PIL non è stato negativo e quindi è sostanzialmente in crescita, ma è una crescita tale che non rappresenta i tassi di crescita che abbiamo avuto negli anni Floyd fino al 2007, e anzi addirittura inizia a registrarsi un rallentamento che riporta di nuovo il PIL, gli indicatori che portano di nuovo ad aspettarsi un girarsi del PIL in negativo sia negli Stati Uniti che in Germania. Anzi, in Germania c'è già qualche cosa di più preciso, mentre negli Stati Uniti ci sono degli indicatori che ci portano ad aspettare che ci ritroveremo di nuovo ad affrontare una discesa, dato che ormai abbiamo raggiunto dei picchi importanti. E questo comporta che l'economia occidentale in particolare, ma tutta l'economia mondiale, pur se ha avuto un po' di crescita negli ultimi 2 anni, questa crescita non è stata tale da recuperare in tutto il mondo il PIL che si è perso dall'inizio di questa crisi, in particolare dal 2008 in poi. Ciò significa che nel momento in cui gli stati che stanno ancora trainando l'economia mondiale, nel momento in cui dovessero iniziare a segnare delle difficoltà economiche, chiaramente non farebbero altro che acuire la situazione di crisi economica globale, e in particolare chiaramente acuirla per i paesi che non sono ancora usciti, cioè che non hanno nemmeno avuto questa boccata di ossigeno che gli altri hanno avuto negli ultimi 2 anni, ed è il caso per esempio dell'Italia, della Spagna, per non dire della Grecia e di altri paesi. Bene, quindi come detto, lo scenario politico resta lo stesso e quindi di conseguenza lo scenario macroeconomico di lungo periodo resta lo stesso, con questa differenza che abbiamo sottolineato, cioè che la crisi sistemica non è più percepita dagli investitori come qualcosa di immediato, ma come qualcosa che può avvenire molto più là nel tempo, che anzi può avvenire in maniera così lenta, graduale e drammatica da far preferire più che degli asset che portino a una sicurezza immediata nei confronti del crollo, sì, di un crollo sistemico, comunque di un caos sistemico. Invece si preferisce in questo momento rivolgersi verso attività che comunque possono offrire rendimenti o comunque rappresentare una preservazione del patrimonio anche in una situazione che va via via deteriorandosi a livello globale. Operativamente è consigliabile vendere gli euro contro i dollari, acquistare azioni come sempre di bene a domanda rigida, in particolare se dovesse esservi grossi ribassi, e acquistarle anche qui, sì, in Italia, perché ancora rispetto agli altri paesi abbiamo aziende che quotano abbastanza, da prezzi abbastanza interessanti rispetto agli utili che producono. Nel caso di Enel, ancora di Eni, nonostante la crescita che ha avuto negli ultimi giorni, e delle altre aziende partecipate dallo Stato come Snam, Rete Gas, Terna. È il caso di molte municipalizzate come Ascopiave, come Era, Iren, e ce ne sono varie, e come sempre chiaramente potete eventualmente
dei chiarimenti, per delle domande che avete, scriverci alla redazione di Liberi TV che girerà di mail e a cui io non avrò il piacere di rispondere. Oltre a questo, come sempre, abbiamo segnalato piccoli appartamenti per uso abitazione civile in parchi recintati, piccole metrature, quindi 70-100 metri quadrati, e ora iniziano ad essere interessanti i prezzi. E per chi ha un grosso patrimonio è consigliabile anche sicuramente avere, iniziare a pensare di comprare un bel terreno, perché nel giro di 10-20 anni riteniamo che un asset molto interessante sarà il terreno agricolo, sia perché vi potrebbero, nel caso di caos sistemico, diventa sempre un'assicurazione. Rispetto alla difficoltà di trovare derrate alimentari, ma sia perché se invece tutto prosegue in questa situazione, tra virgolette, drammatica, rappresenta un asset class interessante perché possono essere fatti investimenti come l'energia alternativa, possono essere fatte delle colture alimentari che magari con un certo grado di innovazione o con dei prodotti che magari in zona non sono offerti, e questo può comportare la possibilità di fare un'attività che dia dei rendimenti appunto in una situazione di depressione economica. Beh, vedo che a questo tempo siamo andati oltre il tempo che ci è assegnato per la trasmissione, e quindi non mi resta altro che salutarvi e darvi appuntamento fra 2 settimane. Ripeto, per qualsiasi domanda, per qualsiasi curiosità vogliate soddisfare rispetto agli argomenti di questa trasmissione, non avete che da scrivermi alla redazione di Liberi TV, e da lì mi gireranno l'email e vi risponderò con molto piacere. Va bene, ok. A questo punto speriamo che i nostri politici inizino a muoversi per avere un indirizzo politico di crescita, e auguriamoci che tutto vada per il meglio. E con questo augurio vi voglio lasciare questa sera, e arrivederci fra 2 settimane. Buonasera a tutti.